La conferenza stampa che abbiamo fatto oggi vuole mettere l'accento sul fatto che quest'anno il progetto Mandela non ha potuto iniziare i suoi lavori. Mancano i finanziamenti, abbiamo problemi anche di sede, dove stare. E facciamo tante altre attività con l'Associazione Culturale Progetto. Il 19 novembre è partito il corso sui diritti umani con 180 iscritti di ragazzi delle classi finali degli licei, degli istituti superiori di Terni e di Narni, quindi attività ne facciamo. Il problema adesso è che noi facciamo questa richiesta all'amministrazione, è da giugno che lo stiamo facendo, lo stiamo dicendo, di prendere un impegno preciso che anche se quest'anno riusciamo a riaprire i laboratori, per il prossimo anno avere una convenzione in modo tale di poter cominciare a sviluppare un discorso più a largo raggio. Infatti le famiglie sono abbastanza preoccupate, i ragazzi vengono, dice ma quest'anno non facciamo niente, perché, per come, eccetera, è difficile spiegare questa cosa, le famiglie, ripeto, sono preoccupate perché dice ma questi ragazzi adesso dove vanno, che fanno? E in fondo qui dentro sono cresciute più di 5.000 ragazzi in questi 25 anni. Quindi speriamo in una risposta, in un interessamento dell'amministrazione e dell'assessore alla cultura e del sindaco.